Quando noi scomodiamo il termine di beccacciaio, riferendoci ai bipedi cacciatori, dovremmo sempre fare una distinzione netta tra due diverse categorie di individui che praticano la caccia della beccaccia. Ci sono quelli che vanno a caccia di beccacce per ammazzare il tempo e quegli altri che spendono il loro tempo per cercare di ammazzare le beccacce. Si potrebbe asserire che i primi siano dei beccacciatori per caso, mentre potremmo insignire i secondi del meritorio appellativo di beccacciai compiuti. Se vi è una stranezza che accomuna tutti i beccacciai, quella è proprio l'originalità. Il collega Gianfranco Zecchini, seguito dal mio cameraman personale Pietro Sablic, quella volta aveva ingaggiato un vero e proprio duello con alcune beccacce invernali. Erano i giorni a cavallo dell'Epifania e probabilmente per tale ragione le diverse befane dal lungo becco in stanza nei dintorni si erano radunate in un altipiano che noi chiamiamo la Piana di Berseč, un territorio pianeggiante che si affaccia direttamente sulla lingua di mare che separa la dirimpettaia isola di Kres dalla terraferma. Se tra le diverse categorie di beccacciai specializzati dovessi collocare il mio amico Franco in una fascia di appartenenza, penso che lo includerei tra i fissati del cane in mano ad ogni costo. Vale a dire che per Zecchini niente è più importante di un cane che si lasci guidare e che metta il suo operato a disposizione del padrone senza concedersi mai autonome iniziative o licenze di qualsiasi natura. Sordo come una campana e solitario come un orso bianco, quando il duello con le arciere si fa estremo, Zecchini non avrebbe alcuna possibilità di riuscita se non rientrasse nella categoria dei super specialisti. La complicità e l'assoluta obbedienza pretesa dai suoi cani, le sue concrete intuizioni da cacciatore nato e le sue raffinate astuzie da consumato beccacciaio fanno di lui il pericolo pubblico numero uno per tutte le beccacce che raggiungono i siti da lui frequentati. Ma ora disponiamoci ad assistere ad una sfida che si consuma tutta in famiglia. Win, la cagna in campo, è convocata al negoziato di una beccaccia che la vecchia Frida, sua madre, ha fermato il giorno innanzi lungo un sentiero innevato e che il nostro amico beccacciaio, non avendo potuto tirargli in quell'occasione, è quasi certo di ritrovare nel medesimo posto in cui era stata rinvenuta da Frida. È lì sotto quel ginepro. Solo dietro il cane posso andare. Giù è tutto. Sopra forse.
dai, a me la cassetta, che se non fa l'aumento di stipendio, col cavolo che gliela do. Pietro. Guarda che non vedi dove metti i piedi, se metti il piede male, fai la fine del giubbetto. Qua, ferma. Qua. Tu l'hai visto bene? Eh? Era bella. Ah, bella. Bella. C'è sicuro che è cascata sopra? Sì, sì, qua, qua, così, dove queda adesso il cane, là deve essere. Mamma e figlia, prima mamma, poi la figlia. Quindi dai, che andiamo su ancora dal muro, dai. Chi la dura la vince, recita un antico proverbio. Ed ora il vincitore della sfida, appagato dalla pregevole azione di Will e contento per l'ambita preda raccolta, abbandona il teatro del torneo con il premeditato intento di ritornare all'indomani per ingaggiare nuove sfide con le befane lungobeccute della piana di Bersecce. Mamma e figlia,